La CGIL apre a Villaggio Mosè un nuovo punto per i servizi fiscali. Sì, è un nuovo punto per i servizi fiscali e anche per un momento di aggregazione, cosa che faremo successivamente, quindi a breve, anche di aggregazione per vedere un attimino quali sono i problemi che affliggono questo Villaggio Mosè e cercare di trovare delle soluzioni insieme chiaramente agli abitanti del Villaggio Mosè. Oltre ai servizi, i servizi che già conoscono un po' tutti, la CGIL, come dire, sta scommettendo sul Villaggio Mosè proprio per accedere a quelli che sono le problematiche relative a quello che conosciamo un po' tutti, le pensioni, le esenzioni ticket, eccetera. Questo è quello che noi inizieremo a fare da domani mattina. Un punto d'appoggio anche per i numerosi commercianti che insistono nel quartiere? Senza dubbio, certo, anche per i numerosi commercianti che ci sono nel quartiere, anche perché il Villaggio Mosè credo che abbia, come dire, la necessità di vedere un attimino quali sono intanto le criticità del territorio e poi via via cercare di trovare delle soluzioni. Qui dentro è una sede della CGIL, quella CGIL che ha 100 anni, da sempre a fianco dei cittadini, non avevamo mai aperto un nostro sportello in questa zona e lo facciamo proprio con questa volontà. Vogliamo insediare la CGIL, vogliamo seminare i semi della CGIL in ogni quartiere della città e continuiamo con il Villaggio Mosè, tenuto conto che siamo già a Villa Seta, in quel quartiere che per la verità aveva tanto bisogno di una nostra presenza e che, non dimentichiamolo, ancora oggi continua a dare fastidio. Fastidio sicuramente ai tanti prepotenti di quel luogo, alle tante persone che non vedono un luogo democratico come un luogo da custodire, da tutelare. E noi siamo qui al Villaggio Mosè e vogliamo da qui ripartire. Oggi apriamo ed è emblematicamente un posto che vogliamo rappresenti la casa di quanti hanno bisogno, lavoratori e pensionati, come dicevamo prima, ma di tanti che sino ad ora non si sono avvicinati al sindacato. Quindi vorremmo che i tanti commercianti di questo luogo potessero anche vedere dentro la CGIL l'occasione a cui chiedere e a fare una domanda: come mettere in regola quel lavoratore che sinora ottenuto il nero, come posso fare per fare in modo che possa non prendere io per esempio una multa perché devo riportare fuori da quell'angolo oscuro che sono i tanti lavoratori nascosti, tanti lavoratori in nero e a difesa dei lavoratori tanti lavoratori sfruttati.